Ciao ragazzi, nuovo giveaway. Allora, questo è il giveaway per festeggiare i 6 mesi dell'apertura del mio canale, della mia pagina Facebook e del mio blog. E devo dire che il tempo passa veramente tanto, sono passati 6 mesi da quando ho iniziato questa avventura e sono molto contenta di averla iniziata perché ho avuto la possibilità di conoscere e di relazionarmi, di parlare con delle persone stupende e siete voi queste persone stupende. Con tante di voi veramente è nata una bella amicizia, ci mandiamo i messaggi privati qui su YouTube, su Facebook, quindi grazie di cuore. Inoltre spero di avervi dato tantissimi consigli e di sicuro voi l'hai dati a me, perché tante di voi mi hanno dato dei consigli, ci li siamo scambiati, quindi mi fa veramente piacere perché ho trovato qui su YouTube delle amiche con cui parlare di una cosa che io adoro, cioè il make up, quindi il make up, i cosmetici, questa grande passione che ho, anche se io non sono una make up artist, perché tante di voi pensavate che io ero una make up artist, ma io non lo sono, io faccio tutt'altro della vita, ma questa è una passione, penso che ognuna di noi le ha dentro e io ho voluto condividerla con voi. Sono contenta di aver trovato veramente delle amiche, quindi vi ringrazio veramente veramente tanto, grazie di cuore per l'affetto che mi avete dimostrato in questi mesi. Per festeggiare i 6 mesi del mio canale ho pensato di fare un bellissimo giveaway, anzi 3 giveaway, perché questo giveaway è già aperto da un po' di giorni sul mio blog e sulla mia pagina Facebook e finalmente arriva anche qui su YouTube. Sto parlando della Naked Basic, quindi ci sono 3 Naked Basic per voi che vi aspettano, una qui, una sul blog e una sulla pagina Facebook. Quindi vi invito anche ad andare sulla pagina Facebook e sul mio blog e lì troverete tutte le regole, perché comunque ci sono regole diverse e ci sono chiusure diverse del giveaway, però ci sono 3 Naked per voi. Allora, prima di farvi vedere la Naked Basic che già conoscete, però volevo farvi una recensione un po' più approfondita rispetto a quella che vi ho fatto, perché vi ho fatto già il video quando mi è arrivata, però quello era un video haul, adesso l'ho provata, l'ho testata, quindi posso dirvi un pochino di cose in più. Se volete andare a vedere quel video vi metto il link qui, così andate a vedere anche quel video. Comunque, prima di farvi una piccola recensione, volevo dirvi le regole, così intanto mentre vedete il video potete cominciare a partecipare. Allora, dovete essere iscritti al mio canale e trovate il tasto dell'iscrizione qui sotto, se siete già iscritti siete iscritti, se no vi iscrivete. Essere iscritti al mio secondo canale e troverete nell'info box il link del mio secondo canale, qui metterò una nuvoletta, si chiama Un cestino di ciliegie ed è collegato al blog di cucina che ho insieme a mia madre, quindi non ci sono molti video su un cestino, però se andate sul blog ci sono veramente tantissime ricette, quindi mi fa molto piacere se passate anche sul blog Un cestino di ciliegie. Mettere mi piace sotto questo video e lasciare tutti i commenti che volete, sapete che non ci sono limitazioni di commenti, spedisco naturalmente solo in Italia, l'estrazione sarà fatta con random.org e troverete il nome del vincitore nell'info box e il vincitore ha una settimana di tempo per mandarmi i dati per la spedizione, dopodiché farò una nuova estrazione. Il giveaway termina il 28 aprile, se mi sono scordata qualcosa troverete tutto nell'info box. Un'altra cosa che vi volevo dire ragazze, quando si chiude un giveaway datemi un po' di tempo, un po' di giorni per fare l'estrazione, non cominciate a mandarmi messaggi dappertutto su Facebook, su qui, perché veramente siete in tante, me ne arrivano veramente tante, io non è che non vi voglio rispondere, vi voglio rispondere, ma iniziate ad essere veramente tante, quindi tutti mi chiedete quando farò l'estrazione. L'estrazione ragazze dovete darmi un po' di tempo, perché non è facile fare un'estrazione con YouTube visto che ha cambiato la grafica, quindi mi ci vogliono un po' di giorni, anche perché anch'io ho degli impegni, quindi abbiate pazienza, l'estrazione arriverà e arriverà anche l'estrazione della palette della Kiko e della palette della MAC, troverete il nome della vincitrice sotto il video, quindi se non vi rispondo non è per maleducazione o perché sono maleducata, ma semplicemente perché me ne avete mandati 100 di messaggi, quindi non posso rispondere a 100 messaggi ed è poi la domanda è sempre quella, quindi ragazze datemi quei 3-4 giorni per scrivere il nome della vincitrice per fare l'estrazione. Adesso vi faccio vedere la Naked Basic e vi dico un po' le mie impressioni, come l'ho trovata, perché mi piace così tanto e ve la faccio rivedere un attimo un pochino, vi dico quali sono gli ombretti che sto utilizzando di più, una piccola recensione.
Allora, ragazzi, adesso vi faccio vedere un po' la Naked, vi dico un po' le mie impressioni. Allora, iniziamo dal Pegasi. Il Pegasi è veramente bello, è molto funzionale, è comoda, mi piace veramente tanto perché non si rovina, è morbido, quindi non è niente a che vedere con la Naked che è di velluto, quindi che si rovina. E inoltre è veramente comoda perché neanche si bagna, mi è capitato, perché mi capitano tutte a me, che nella borsa si è aperta l'acqua, quindi lei non ha fatto veramente una piega, quindi è anche impermeabile. Per quanto riguarda la grandezza, io la trovo comodissima perché entra anche nella pochette, quindi i trucchi, quindi è veramente comoda come grandezza, mi piace veramente tanto. L'unica cosa che vi ripeto, sarà noiosa, però ve lo devo dire, un pennellino ce lo potevano anche mettere perché le cose cambiano, cioè almeno io la sto utilizzando molto al lavoro, quindi in ufficio, e devo portarmi i pennelli da casa, quindi è un pochino scomodo. Se c'era un pennellino era veramente cosa gradita. Comunque, nel complesso il Pegasi, la grandezza mi piace veramente tanto. Adesso vi faccio vedere gli ombretti che già conoscete. Non so se si vedono bene, perché con questa telecamera io ho sempre problemi di messa a fuoco. Io spero che li vedete. Comunque, abbiamo il Venus che lo sto utilizzando molto di sera quando faccio un make-up un po' più pesante. Ed devo dire che è molto bello, è molto illuminante, sotto l'arcata sopraccigliare illumina molto, lo sto utilizzando anche per sfumare i colori, mi piace molto. Poi abbiamo il Foxy, che è il mio colore preferito della Urban Decay, perché è già presente nella Nike 2 ed è un colore che sicuramente toccherà il fondo, quindi arriverò alla cialdina perché mi piace tantissimo, io lo sto utilizzando veramente tanto, quindi è un colore molto ma molto bello. Il Wash, che è un colore molto simile al Fox, nel senso che questi due sono due ombretti che servono per illuminare l'arcata sopraccigliare, quindi da mettere sotto l'arcata sopraccigliare. E io questo utilizzo il Foxy per le tonalità del marrone, invece questo qui per le tonalità dei grigi, che sapete che gli ombretti grigi sono i miei ombretti preferiti, sono veramente ottimi, rendono molto compatta quella zona, quindi vi danno uno sguardo molto ma molto definito, quindi io adoro questi due ombretti. Poi abbiamo la Naked 2 e i Faint. Il Naked 2 e il Faint io li sto utilizzando per delineare le sopracciglia. Il Faint si avvicina molto al mio colore delle sopracciglia e ogni tanto miscelo un po' di Naked 2 per spegnerlo un pochino in modo che ottengo veramente il mio colore. Io prima, ragazzi, utilizzavo gli ombretti, le matite per le sopracciglia. Da quando ho la Naked Basic sto utilizzando tutti i giorni questi due colori insieme e mi sto trovando benissimo perché con il pennellino d'eyeliner riesco a definire le sopracciglia, riesco comunque ad avvicinarmi molto ma molto al mio colore naturale e durano tutto il giorno, non fanno sbavature, sono fantastici. Io veramente questi due insieme li adoro. Quindi provate anche voi a miscelarli e vedere un po' come vi avvicinate al vostro colore. Vi sto facendo venire mal di mare. Poi c'è il nero. Il nero io non l'ho mai utilizzato, è quello che ho utilizzato di meno perché comunque giusto la sera riesco a fare dei make-up un po' più particolari e quindi già ho quello della Naked 2, quindi il nero è quello che ho utilizzato di meno, ma tutti questi 5 colori sono veramente fantastici, li sto utilizzando tantissimo e adoro questa palette perché è comoda, è pratica e soprattutto vi permette di realizzare dei make-up leggeri, eleganti, sobri, ma che allo stesso tempo danno quella luce, danno quello sguardo, catturano l'attenzione, quindi mi piace veramente tanto questa palette, mi piacciono tanto questi 5 ombretti. È una palette consigliata, io ve la consiglio veramente tanto da quando la sto utilizzando, non so se si vedono, riuscite a vedere quanto la sto usando, ma ci sono dei fossette, quindi la sto utilizzando veramente tanto, è una palette che vi consiglio.
Ah, una cosa adesso mi sta venendo in mente. Questa che vedete qui è la mia, naturalmente. La vostra sarà acquistata da me personalmente dal sito della Sephora, come ho fatto con la ragazza che ha vinto la Naked 2. Se andate sulla mia pagina Facebook, vedete la ragazza ha postato la foto. Praticamente io ho fatto l'ordine da Sephora e vi arriva una confezione regalo con tre campioncini, che sono i tre campioncini che Sephora mi dà la possibilità di scegliere, e vi arriverà direttamente a casa, quindi tutto pagato, acquistato da me. Quindi questa è la mia, la vostra, la acquisterò direttamente dal sito della Sephora. E niente, ragazze, questa è una palettina veramente bella che io vi consiglio. Spero che questo giveaway vi piaccia. Vi faccio un in bocca al lupo enorme. Vi ricordo che il giveaway è anche sul mio blog, sulla mia pagina Facebook. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazze!